Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca che un solo pane. Allora Gesù li ammoniva dicendo: fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Ma quelli discutevano tra loro perché non avevano pane. Si accorse di questo e disse loro: perché discutete che non avete pane? Non capite ancora, non comprendete. Avete il cuore indurito, avete occhi e non vedete, avete orecchi e non udite. E non vi ricordate quando ho spezzato i 5 pani per i 5.000? Quante ceste colme di pezzi avete portato via? Dissero: 12. E quando ho spezzato i 7 pani per i 4.000? Quante sporte piene di pezzi avete portato via? Gli dissero: 7. E disse loro: non comprendete ancora? Parola del Signore. San Giacomo ci mette in guardia dalle tentazioni e dice: guardate che non è il Padre Eterno che manda la tentazione. Dio al limite permette la tentazione. Scusate, paradiso terrestre, albero con i frutti. Chi è che tenta Adamo ed Eva? Non certo Dio, ma il serpente, quindi il demonio, induce in tentazione gli esseri umani. Il Signore permette però questa tentazione. Perché la permette? È perché se noi superiamo la tentazione, è capace che diventiamo anche santi, per esempio. Quindi è una prova che ci mette davanti, perché noi ci abituiamo a superare certe tentazioni. Per esempio, se io sono un individuo irascibile, che mi arrabbio facilmente, grido, eccetera, cerco magari di non gridare, di non arrabbiarmi troppo davanti a certe situazioni che mi vengono davanti. Questo è un modo per superare la tentazione. Quindi, invece che strillare e gridare, faccio un respiro, ci penso, prendo tempo, vediamo dopo, ne riparliamo. Questo è il modo per superare la nostra natura imperfetta. E il peccato, dice, una volta commesso, porta la morte. Quale morte? La morte dell'anima, come se la nostra anima fosse morta. L'anima è immortale, ma è come se fosse morta dopo un peccato grosso. No, adulterio, bestemmia, eccetera, sono peccati grossi, quindi la nostra anima è come se fosse morta. Ci vuole la confessione per tornare in vita. Quindi questo è un po' il senso della tentazione. Perché siamo tentati? Perché il Signore la permette per la nostra santità, per la salvezza nostra, per la nostra santità, per la nostra salvezza. Nel Vangelo i discepoli vanno a pescare e non prendono il pane, c'è un solo pane. E questi dicono: ma è colpa tua, è colpa sua, dovevi pensarci tu, ci pensava quell'altro. Gesù sente e dice: ma allora, ragazzi, non avete capito niente, da quando siete con me? Vi è mai mancato qualcosa? Domanda, dice Gesù. Quando ho spezzato i pani per tutta la gente, quante ceste, 12 ceste di pane ho portato via, e così 4.000. 7 ceste sono avanzate. Sono tutti numeri simbolici questi, 12 sono le tribù di Israele, quindi la provvidenza c'è per tutti, 7 i giorni della settimana, quindi nel tempo per tutti c'è di che vivere. Questo è il senso di Gesù, se stiamo con Lui ovviamente. Se lo abbandoniamo, se ci dimentichiamo, è chiaro che ci mettiamo in difficoltà. Sì, lo dà Gesù Cristo.